Bene, abbiamo visto la volta scorsa di che cosa si occupa la fisica, che cosa si intende per termini di fisica, come è suddivisa tra qual è la suddivisione tra i diversi argomenti. D'accordo. Il primo problema che affrontiamo è legato al fatto che, essendo lo scopo di questo tipo di indagine è dare una descrizione quantitativa dei fenomeni naturali, affinché la descrizione sia quantitativa è necessario misurare. Abbiamo già detto che cosa sono le grandezze fisiche? No. No. I personaggi di questa storia si chiamano grandezze fisiche. O solo grandezza, se preferite. La grandezza fisica è tutto ciò che posso misurare. Quantitativamente. Ok? Che cosa significa misurare? Misurare significa operare un confronto. Un confronto tra... Ma se l'ho già detto lo ripeto, non c'è problema. Tra l'oggetto della misura ed un campione. Esempio, l'altra volta avevamo la penna, se non sbaglio. La penna è un oggetto, una sua caratteristica è per esempio la lunghezza, quanto è lunga la penna, oppure il suo spessore. Entrambe sono lunghezze. Per misurare questa caratteristica della penna, devo confrontarla con un oggetto che prendo a riferimento, il cosiddetto campione. Ok? Facciamolo dal vivo. Hai una penna, per cortesia? Perfetto. Voglio sapere quanto è lunga questo oggetto. Ma cosa faccio? Ho bisogno di uno strumento di misura. Siete buoni, se no ve lo do io. Come fa? Beh, in questo caso, dovendo misurare delle lunghezze, avrà una lunghezza di riferimento. Okay. Qui vedete che sono colorati, in bianco e in arancione alternativamente, delle fasce, delle zone che per convenzione si decide che questa fascetta arancione misura 10 cm, o se preferite un decimo di metro, un decimetro. D'accordo? Allora, cosa faccio? Confronto la oggetto da misurare, la penna, con il mio campione. Per farlo faccio coincidere un estremo della penna con il mio zero, cioè l'inizio dell'asta metrica, e vado a vedere dove cade l'altro estremo. È tutto chiaro? Se vedete bene, l'estremo successivo cade vicino, fatemi misurare bene, alla seconda tacca. Questa è la prima, questa è la seconda. Quindi la misura, cioè la individuazione della scala più vicina all'oggetto da misurare, cade sui 20 cm. D'accordo? Fatemi fare un disegno che mi conosce questo, perché ho solo due mani e con queste non riesco a scrivere. Quindi ho la mia scala graduata, il mio campione, il mio strumento di misura.
qui diciamo che cade lo 0, qui l'1, il 2, il 3 e decimetri abbiamo detto. Ok. Per misurare la mia pena facciamo che posizionarla con un estremo in corrispondenza dello 0 e poi vedo dove cade l'altro. È tutto chiaro? Voglio misurare quindi la lunghezza. La lunghezza è una caratteristica fisica misurabile. Perché? Perché posso operare in questo modo. Posso quantificarla operando il confronto tra ciò che devo misurare e un corpo di riferimento. Cosa mi consente di fare questo confronto? Lo strumento di misura, riguardiamolo un secondo. Che cos'è uno strumento di misura? Strumento di misura si intende qualunque dispositivo, molto semplice o molto complesso, poco importa, che mi permetta di confrontare una grandezza fisica da misurare con un campione di riferimento. Ok? Se la nostra misura da fare è questa, ok? Che cosa ne deduciamo? Se voglio scrivere, chiamiamo L la lunghezza della penna. Se quello che vedo è questo, che cosa ne deduco? Come riporto la misura? Beh, dico che la lunghezza della mia penna, se confrontata con la scala che ho a disposizione, prendo come misura la tacca che cade più vicina all'estremo libro della molla, quella della penna, lo zero fissato qui, la mia misura è circa 2 decimetri, perché è quella che meglio si avvicina all'oggetto che devo misurare. D'accordo? Però, infatti questo punto è molto importante, fate bene attenzione, due cose, 2 decimetri. Prima cosa importante, qualunque misura io esegua, la lunghezza della penna, dire che la penna è lunga 2 e basta è non dire niente, perché potrebbe essere 2 metri, 2 centimetri, 2 chilometri, 2 decimetri. Devo specificare le unità di misura. Ne ripariamo tra un secondo. Cioè, qual è l'oggetto di riferimento? D'accordo? Non solo, ma avrei detto 2, cambiamo colore così più chiaro, avrei dato lo stesso indicazione se l'estremo libro della penna fosse caduto tra 1,5 e tra 2,5 in realtà, perché in quel caso 2 sarebbe stato l'estremo più vicino, l'attacco più vicino. Ok? Non so se mi spiego. Quindi in realtà questo numero è cioè l'esito della mia misura è compatibile con moltissimi valori della lunghezza della mia penna, tutti quelli compresi tra questo punto e questo punto. Perché? Perché ho usato questo strumento. Se utilizzavo questo, la cosa era diversa. Perché? Vedete, lo stesso righello, stessa barra metrica, ma qui la suddivisione tra una tappa e la successiva non è più in decimetri, ma in centimetri. Quindi ho una suddivisione 10 volte più fitta. Quindi riuscivo a dare un intervallo di questo tipo 10 volte più corto. Concludo questo dicendo che la misura sarebbe stata più precisa. Non che questa sia sbagliata, ma questo strumento non mi consente di essere più preciso.
ok? Per semplicità, anziché, qui dovrei dire che la mia misura è sì 2, ma è compatibile con tutto ciò che c'è tra 2 più mezzo decimetro e 2 meno mezzo decimetro, cioè tutto ciò che c'è tra 1 e mezzo e 2 e mezzo. Per dire questo si indica con un più, scusate che cambio colore, più o meno. Questo più o meno significa la tua misura sta tra questo più quello che segue e questo meno quello che segue. L'ampiezza dell'intervallo in determinazione è, in questo contesto, è pari alla divisione tra una tassa e la successiva. Quindi qui metto la semiampiezza. Per semplicità, come anche il vostro testo, come anche tutti i testi, mettono qui più o meno l'intera tappa, cioè un decimetro. Non ho capito, perché più o meno decimetro? L'intervento sarebbe di mezzo, d'accordo? Ma per rendere il calcolo e l'espressione più semplice, i libri di testo di questo livello prendono l'intera divisione. Di fatto è così. Perfetto. Attenzione, questo numero L, il fatto che vado a 0,2. Prego. Sì, è la lunghezza. È ciò che devo misurare. Ogni misura riporta necessariamente, cioè è, questo è il prototipo delle misure, perché contiene un simbolo che indica quale grandezza fisica voglio misurare, per esempio una lunghezza. Questo numero si chiama lettura. La lettura dello strumento, la tappa più vicina. Okay. Le unità di misura, decimetri, è molto importante questo numero che prende il nome di incertezza della misura. E dipende da quale strumento ho utilizzato. È abbastanza semplice rendersi conto che se io misuro le lunghezze in questo modo, cioè con questa asta, ho un'incertezza. Se la misuro utilizzando questo, ne ho un'altra. Ok? Perché qui la divisione tra una tappa e la successiva è molto più piccola, 10 volte più piccola. D'accordo? Se non do l'incertezza, della mia misura non serve assolutamente a niente. Torniamo a vedere il perché. Quindi dipende dalla precisione dello strumento. La precisione è un'altra cosa. Abbiamo visto che cosa significa misurare. Okay. La misura viene effettuata con gli strumenti di misura. I quali hanno diverse caratteristiche, le abbiamo appena visto. Riportiamolo a vostra attenzione. Qui la differenza, la distanza tra una tacca e la successiva è di un decimetro. In questo caso è di un centimetro. Ok? La differenza tra una, nel caso strumenti di misura di lunghezza, tra una tacca e la successiva è di fatto la minima differenza tra due grandezze diverse che lo strumento è in grado di verificare. Faccio l'esempio.
se uso questo strumento per misurare due penne diverse che differiscano ad esempio per un centimetro, questo strumento non se ne accorge. Se ho due penne, una è lunga 19 cm, okay, e una lunga 21, per dire, questo strumento non se ne accorge perché ha la distanza tra una scala successiva di 10 cm, tutto ciò che differisce per meno di 10 cm, lui non nota la differenza, perché ha una gradazione troppo grezza, troppo povera. Va bene in certi casi se ho una penna lunga 15 cm e una lunga 45, se ne accorge. Ma se la differenza è più piccola di una certa soglia, che è la scala della gradazione, lo strumento non è efficace a rilevarla. Questa caratteristica, la minima differenza tra due grandezze diverse che lo strumento è in grado di misurare, si chiama sensibilità. Quello di Yale è sensibile a differenze di lunghezza di almeno un decimetro. La sensibilità di uno strumento, quale strumento sia indifferente, non solo quelli per le lunghezze, è la minima differenza tra due grandezze fisiche diverse che lo strumento è in grado di rilevare. Ok? Un'altra caratteristica importante è: con questo oggetto posso misurare, che ne so, la larghezza dello schermo del computer. Sì, posso misurare l'altezza della porta, non in modo diretto. Siccome è lungo un metro, l'altezza della porta è più grande di un metro, questo non mi basta. La più grande misura diretta, tra un attimo vediamo cosa significa, che mi dà lo strumento, si chiama portata. La portata è la misura più grande ottenibile in modo diretto con lo strumento di misura. Se io voglio misurare la porta, ok, non mi basta più solo questo, mi servono più metri, ok? Questa è una misura composta, non semplice, diretta. D'accordo? E questo comporta che la qualità della misura viene peggiorata. Poi non è il caso del righello, ma alcuni strumenti danno risposte in un tempo non nullo, ci vuole un po' di tempo prima di avere la misura. Un termometro, per esempio, se dovete misurarvi la febbre, prendete un termometro clinico, lo mettete nel braccio o dove vi risulta più semplice e dovete aspettare qualche minuto, 5-10 minuti. Quella è la prontezza. La prontezza di uno strumento misura quanto rapidamente lo strumento vi dà la misura. Nel caso del righello la prontezza è immediata, vi dà subito la misura. Il termometro no, gli serve un po' di tempo. Per adesso focalizziamoci sulle prime due proprietà che sono importanti. Parlato della penna. Una caratteristica fisica della penna misurabile è la sua lunghezza. Ce ne sono altre misurabili. Sì. Per esempio? La massa. La massa. Volendo anche, oltre la massa, il peso, il volume. Allora abbiamo lunghezza, massa. Come ottengo il volume?
dalle lunghezze. Prima misuro per esempio la lunghezza della penna e il suo, supponendo che sia un cilindro, il suo raggio di base. Ho due lunghezze che combino in modo opportuno per avere il volume. Quindi questa misura è indiretta. Perché? Perché la ottengo da altre misure. Quanto è lunga la penna la ottengo direttamente dallo strumento di misura, questa è una misura diretta. Confronto strumento e oggetto e ho la misura. Quello si chiama misurare direttamente. Mentre il volume è lunghezza per area di base, per esempio. Quella è indiretta perché la ottengo da dei calcoli. Su diretta si può dire anche misura derivata, certo. La massa ha anche una misura diretta, perché la confronto con una bilancia, con una massa campione. Prendo una bilancia, okay, quella confronta due masse diverse, una nota e una ignota, e ti dà la misura della massa. Anche questa è diretta. Quali altre grandezze fisiche possiamo misurare in modo diretto, che non sia, anche se non sono legate alla penna? Il tempo. Un cronometro misura il tempo in modo diretto. Il tempo, la misura di tempo è un rapporto di durate. Dire che ad esempio una lascio cadere per terra la penna, questa cade in 3 secondi, significa dire che nel tempo in cui è caduta la penna si è riprodotto 3 volte un fenomeno che dura un secondo, tipicamente il tic tac dell'orologio. Tra il tic e il tic successivo passa un secondo, questo è avvenuto 3 volte. È un rapporto di durata. D'accordo? Se invece volessi misurare la densità della penna, dovrei fare massa diviso volume, una grandezza indiretta. Ok? Quindi ho grandezze fisiche diverse legate l'una alle altre. Di fatto conviene scegliere come sistema di base un insieme di grandezze fisiche da cui poi derivo tutte le successive, in modo indiretto, con calcoli più o meno complicati. La lunghezza, la massa e il tempo formano un insieme che si chiama unità di misura fondamentali, perché usando queste posso esprimere tutte le altre mediante relazioni opportune. In realtà ne manca una nel sistema fondamentale, che è la corrente elettrica. Come si misura? È stato scelto la corrente elettrica piuttosto che la carica elettrica per motivi X che non conosco. Convenzione, utilità, convenienza, no? La lunghezza, la massa, il tempo e la corrente elettrica formano unità di misura fondamentali, perché posso usare questo per esprimere tutte le altre. La densità è massa diviso volume, il volume è lunghezza la terza. Ok? E questo è arbitrario. Perché ho scelto quelle e non altre? Perché sono più facili da misurare, essenzialmente. Ok? Quindi le grandezze fondamentali sono lunghezza, tempo, massa e corrente elettrica. Che vedremo più avanti. Ciascuna di queste ha il suo campione di riferimento.
che viene indicato come sistema internazionale. SI, per il quale la lunghezza si misura in metri, il tempo in secondi, la massa in chilogrammi, l'equazione elettrica in ampere. La scelta di ognuno di questi campioni ha motivi prevalentemente storici. Per esempio, la durata del secondo era fissata fino a non molto tempo fa in una frazione del giorno solare medio, cioè del tempo necessario perché il sole passi due volte allo zenith. Ma siccome la Terra non ruota sempre alla stessa velocità, si è scelto di utilizzare un fenomeno atomico, le oscillazioni tra lo stato di un particolare atomo, che si riproducono molto facilmente, molto fedelmente. Okay? Per quanto riguarda la lunghezza, siccome la fisica del Novecento ha mostrato che la velocità della luce è una costante universale, si è scelto di riferire il campione di lunghezza a quanto si sposta, quant'è la distanza percorsa dalla luce in una certa quantità di tempo, e quello è il metro, okay? E la massa è presa a campione, la massa di un particolare oggetto depositato in un museo dei pesi e delle misure. Con tutti gli oggetti, tutto sommato, facili da reperire, stabili nel tempo e che possono essere facilmente utilizzati come termine di confronto. D'accordo? Queste grandezze e le loro unità di misura sono ciò che viene utilizzato per esprimere tutte le altre grandezze fisiche in unità opportune con relazioni opportune. Ok? Chiaramente ciascuna delle unità ha i suoi multipli e sottomultipli. Deci, milli, centi, nano, micro, eccetera, eccetera. Okay, trovate sul testo. In teoria, in qualunque paese della comunità internazionale voi andiate, dovreste trovare, per esempio, le distanze in metri o chilometri. Le masse in chilogrammi, multipli su multipli chilogrammi. Non sempre è così. Per esempio, se prendete, che ne so, un'autostrada in Europa, le distanze sono in chilometri. Se andate a vedere la distanza, che ne so, negli Stati Uniti, magari la distanza l'avete in miglia, oppure nella doppia numerazione, in miglia e anche in chilometri. Se andate a prendete in un supermercato un qualunque alimento, il potere energetico dell'alimento dovrebbe essere espresso in unità del sistema internazionale che sono i joule, invece è indicato molto spesso in calorie, che non è un sistema internazionale. Okay. Era usato fino, cioè era, è ancora usato, nasce, la caloria ha origine di tipo storico, ma nel sistema internazionale l'unità di energia è un'altra. Oppure ancora, se andate a, vi serve, che ne so, un condizionatore d'aria per la casa, per l'ambiente e via dicendo, l'unità internazionale di quanto utilizza o quanto raffredda, okay, non sono quelle che riporta la confezione, perché di solito chi li vende usa le BTU, le British Thermal Unit, che non sono internazionali. Internazionale è il watt, l'energia per unità di tempo. Però sono ancora in uso queste e di solito vengono affiancate da quelle internazionali. I motivi sono di utilità commerciale o di tradizione, se volete. D'accordo? Posso girare pagina? Quanto tempo ci rimane?
Allora, riassumendo quello che abbiamo visto oggi, la grandezza fisica è ciò che posso misurare. Misurare significa confrontare l'oggetto della misura con un campione di riferimento. I campioni di riferimento sono scelti in modo tale da rispettare la scelta dell'unità di misura fondamentale, quindi avrò campioni per lunghezza, tempo, massa, corrente elettrica. Okay? Il confronto tra oggetto da misurare e campione viene fatto con uno strumento di misura, qualunque dispositivo mi sia utile per fare questo confronto, anche il righello o l'orologio da polso. D'accordo? Ogni volta che faccio una misura, quindi che confronto il campione con l'oggetto da misurare, riporto diverse informazioni. Questo ne è il prototipo. La grandezza da misurare, lunghezza, massa, tempo, quello che sia, la lettura dello strumento, le unità di misura con cui esprimo la grandezza o i suoi multipli o sottomultipli, metri, decimetri, centimetri, chilometri, quello che sia, seguiti dall'incertezza della misura. Questo è essenziale. Perché? Perché mi informa su quanto bene conosco quella grandezza fisica in virtù del fatto che ho usato quello strumento. Tutto ciò che ottengo utilizzando lo strumento di misura lo chiamo misura diretta. Tutto ciò che invece ottengo da misure già fatte, mediante calcoli o relazioni varie, lo chiamo misura indiretta. Perché per ottenerlo non ho usato uno strumento, ma ho fatto dei calcoli. Ok? Perché è essenziale questo numerino? Per questa ragione. Supponete di dover fare un esperimento, anzi meglio, faccio una teoria che mi dice quanto tempo impiega il mio oggetto a cadere per terra. Cioè faccio delle previsioni su un fenomeno. Salute. La mia teoria dice, guarda, il tuo oggetto cade per terra in un tempo T teorico che dovrebbe essere 3 secondi. Secondo i miei calcoli, quell'oggetto cade in 3 secondi. Andiamo a fare l'esperimento. Andiamo a misurare quanto tempo impiega l'oggetto a cadere. Teniamo questo T misurato, Tm. E trovo 2,8 secondi. La teoria è buona o no? Sì, no, non so. No, questa misura, che è in queste condizioni, non è confrontabile con le previsioni. Perché non sai quanto è incerta. Se mi baso solo su questo, la mia teoria non è buona, perché 2,8 non è 3. Ma la domanda, se tu mostri questi dati a un fisico, ti dici, come hai fatto a fare la misura? Cosa hai usato? Ho usato il mio cronometro. D'accordo? Qual è la sua sensibilità? Cioè, qual è la qualità delle misure che puoi ottenere da quello strumento? Tu vai a vedere e dici, beh, questo è più o meno 0,4 secondi. Adesso la misura è sensata. Adesso mi permette di confrontare la misura e la previsione della mia teoria, è buona. Perché questa misura dice, guarda, il tuo tempo, il tempo di cattura dell'oggetto, può essere un numero che sta tra 2,8 più 0,4 e 2,8 meno 0,4. Cioè va da 2,4 a 3,2, il 3 è dentro. La teoria è buona. Perché è compatibile con la tua misura. È accettabile.
l'esperimento è riuscito, o la teoria, fino a che esegui misure con questo strumento è accettabile. Poi arriva un altro e dice, ma io ho uno strumento un pochino più preciso. Quindi, M2. E se eseguo le misure con questo strumento, trovo 2,81 più o meno 0,01 secondi. Ho fatto le misure con un strumento molto più preciso. Adesso la mia teoria è buona o no? Puoi buttarla alla finestra tranquillamente, perché il 3 non è per niente compatibile con questo dato. Questa misura mi dice quello che tu che trovo sta tra 2,82 e 2,80. Il 3 non c'è. È molto fuori. Quindi con questo strumento la mia teoria non è più buona. Faccio misure più precise e mi accorgo che qui dentro ci sono dei problemi che qui non vedevo, perché era uno strumento troppo grezzo. Ma se non ho quello che c'è dopo il più o meno, questo confronto non posso farlo, non potrò mai farlo. Quindi anche se faccio una misura che mi costa milioni di euro, ma non mi dice questo numero, posso anche evitare di farlo, perché non mi serve assolutamente niente. Se non ho una misura della qualità della misura, della sua incertezza, la misura è totalmente inutile. Attenzione, paradossalmente queste due misure sono compatibili, perché la loro differenza questa cade dentro questa, ma non con la previsione, si confronta direttamente con la previsione teorica. Quindi ciò che oggi funziona perché abbiamo questa tecnologia, domani potrebbe essere necessario di revisione, perché magari una tecnologia che mi dice guarda, fino a questo punto funziona, ma se mi spingo oltre, se sono più preciso, vengono fuori dei problemini. Ok? Ma per accorgermene devo sapere quant'è l'incertezza. Questo numero ha affiancato la lettura, prende il nome di incertezza o errore, anche se non è uno sbaglio nel mio, un errore assoluto, e ha, nota bene, le sue dimensioni, le sue unità di misura, d'accordo? Che saranno omogenee a quelle della lettura stessa, ovviamente. Ok? Boh, per oggi abbiamo quasi finito, il tempo sta quasi andando, ci fermiamo qua. Ciao.